fiera della sua autonomia. La comunità di Mangone si ribellò all'autorità spagnola verso la metà del XVII secolo, un paese dove le tradizioni restano vive, dove si produce un pane di rara bontà. E come dice l'antropologo e scrittore calabrese Mauro Francesco Minervino, peggio di un giorno senza amore c'è solo un giorno senza pane. Mangone ha poi un centro storico caratteristico con edifici di culto importanti come la seicentesca parrocchiale di San Giovanni Battista e la chiesa della Madonna dell'Arco del XVIII secolo. Canzone da cantare a voi.
Buonasera amici di Mangone, ben trovati, ben arrivati e benvenuti a un'altra selezione di Miss Italia Calabria con Immagina la bellezza, questa canzone che ha dato il là, dedicata ovviamente alle nostre ragazze e al concorso da Roberto Bozzo. E salutiamo anche il nostro corpo di ballo con la grande Lia Molinaro, che appunto gestisce e anche coordina le nostre ragazze, che questa sera sono Francesca Via, Marina Oliva, Maria Elenia Tucci, Francesca Apa e la nostra anche coordinatrice assistente Alessia Mandoliti. E poi abbiamo questi abiti meravigliosi, questi abiti che ci permettono anche di parlare di questo percorso, di questo viaggio che Miss Italia Calabria quest'anno compie in lungo e largo, come sempre poi del resto, nella nostra bellissima regione, e ha un bellissimo titolo: Tra storie e tradizioni, un viaggio d'incanto. E appunto questi abiti che vediamo qui alla mia destra e alla sinistra, oltre che quelli dei ballerini, rappresentano anche le 5 province della nostra regione. E sono e ringraziamo anche per questo Franca Trozzo, che è direttrice dell'Accademia New Style di Moda e Design di Cosenza, appunto per averli realizzati. Facciamo un grande applauso. E allora, le nostre ragazze sono pronte, o meglio, mi guardano tutte sorridenti, ma dentro hanno delle belle emozioni che fanno palpitare il cuore a mille. Però insomma, noi sappiamo di tutto ciò e le renderemo anche un po' più serene nel corso della serata. Per il momento le congediamo insieme al nostro corpo di ballo con il vostro applauso. Grazie ragazze, potete tornare dietro le quinte per il momento. E allora, mentre tutti rientrano pronti insomma per prepararsi per quella che sarà questa serata, questa manifestazione, insomma, ringrazieremo poi di buon grado anche degli amici che questa sera ci hanno voluto qui. Lo faremo in maniera molto più precisa quando salirà su questo palco colei che non conosce confini, soprattutto quello di punzecchiarmi tutte le sere. Lei è Linda Suriano. Buonasera. Buonasera. Da quanto tempo? Ma è vero. Sì. Guarda come sei bella, woman in red stasera. Sì. Rosso. Rosso fuoco. Rosso passione. Fuoco, sì. Passione. Rosso Ferrari. Speriamo che faccia bene nei prossimi Gran Premi. Insomma. Potrei dire anche rosso amore, tipo Cupido per te, capito, come buona fortuna. Ma mi sa che Cupido per me ha preso, non c'è, cioè, sparito. Sparito. Da, è dato, morto. È morto. Lo so. Buonasera. Vabbè. Mangone, cioè, siete veramente un pubblico bellissimo, perché vi vediamo attenti. È il secondo anno che noi veniamo in location. Questo paese bellissimo. Grazie ovviamente al nostro amico Giuseppe Pirillo, che ormai è da 2 anni qui al nostro fianco, per segue ovviamente la sua azienda Framesi, ma è diventato un amico di Miss Italia Calabria, quindi è un bravo coordinatore, perché i suoi parrucchieri sono veramente bravissimi, quindi non sei l'unico. È venuto qualcosa che mi appunto, non so, una magari muoio. Perché il rosso attira, è così. Ma era una cavalletta, credo, non era? Non ti so dire. Ieri sera abbiamo avuto Tom e Jerry, stasera vedremo un po'. Avevamo, chi era? Flipper? Non lo so, però a parte gli scherzi, noi siamo un po' provati, direi, però felicissimi. Sì, diciamo che fare le ore tarde, perché ieri sera eravamo a Pergelia, e ritrovarti il giorno dopo a dover organizzare un'altra selezione non è semplice, però quando lo fai veramente con passione, diciamo che la stanchezza la metti un attimo da parte. Quindi ringrazio già prima, di solito lo faccio a fine serata, le ragazze, ma anche i genitori che insomma ci seguono in questo lungo tour. E a proposito di essere collaborativi col pubblico e viceversa, in questo preciso momento voi dovete, compreso i nostri giurati, lo ricordiamo di sera in sera, prendere i vostri telefonini, utilizzarli solo in questo frangente, perché poi dovete essere attenti. Prendete i vostri telefonini, perché la Suriano deve farvi una raccomandazione. Da quella parte non vedo i telefonini in mano, quindi se non prendete i telefoni non possiamo andare avanti. Lei è minacciosa, attenzione, perché viene lì e attenzione. Anche voi signori, voi dovete prendere i telefonini, certo. Francesco, sì. Facciamo nomi da questa parte, visto che ci conosciamo. Perché loro vi guardavano, dice, noi cosa? Anche da quella parte. Allora, a parte gli scherzi, sì, dai. Dovete
fare una cosa che per noi è veramente importante. Eccolo. Ovvero andare sulla pagina Facebook Miss Italia Calabria, andare ovviamente a mettere il segui sulla pagina per rimanere aggiornati su quelli che saranno i nostri eventi di quest'estate, andare sulla diretta, perché noi siamo in diretta come tutte le sere, condividere la diretta così che chiunque non è presente qui può comunque seguirci e soprattutto votare la Miss preferita, perché è importante per le ragazze, perché alla fine andremo ad eleggere la più votata del web, inserire il numero della Miss che stasera preferite. Quindi nei commenti mettete il numerino, alla fine diremo chi è la più eletta. Esatto, quindi saremo portatori sani di esportazione della città di Mangone in giro per il mondo, e loro saranno anche coloro, insomma, che ci aiuteranno a farlo. Va bene? A proposito, senti, ma oltre ad aver fatto questo, noi abbiamo anche un ospite importante. Sì, però c'è una madrina d'eccezione, ormai una calabrese adottata. Noi l'abbiamo adottata, pensando, praticamente, sì. A breve le daremo proprio la cittadinanza. La cittadinanza, ma prossimo step sarà farla parlare in calabrese. Ci stiamo provando. Ci proveremo. Intanto noi ve la presentiamo con questo video. Vediamo chi è. Vince il titolo di Miss Italia 2023. Miss Italia 2023 è e resterà Francesca Bergesio! E questa sera a Mangone è e sarà Francesca Bergesio! Stavo pensando, buonasera, allora prendiamo il microfono, grazie, ecco qui, grazie. Buonasera a tutti, ma che bello essere tornata di nuovo in Calabria, io sono veramente felicissima. E noi lo siamo altrettanto. Perché voi calabresi mi avete un po' adottata quest'anno, come diceva anche Linda, e ogni volta che vengo qua ricevo un'accoglienza strepitosa, quindi sono veramente contenta, grazie. Senti, stavo sentendo anche questa canzone che è Miss Ita, insomma sembra, l'hanno scritta anche per lei questa qua. Sì, diciamo che questa fa parte del repertorio storico delle musiche di Miss Italia, e ovviamente lei è Miss Italia e quindi è entrata con la sua nella musica. Che sensazione hai a far parte della storia? Ecco. Incredibile, veramente, se ci penso non ci credo, perché poi non è che ti soffermi a pensare e subito non metabolizzi quando succede quella sera. Con il passare del tempo metti un attimo a fuoco quello che ti è successo e pensare di rimanere nella storia è un qualcosa di incredibile, veramente. Il percorso di Miss Italia è stato magnifico. Ci tengo a ringraziare tantissimo la patron Patrizia Mirigliani per che questa opportunità fantastica. E soprattutto grazie a Linda e Carmelo per avermi invitata a queste vostre serate. Grazie a te, anche perché lei è l'84esima Miss Italia. Quindi pensa un po' come vecchia. Esatto. Se ci penso, sì. Sì, è in vero. Effetti mostra proprio tutti. Ti porti bene, però, dai. Sì, ti tengo in forma. A parte gli scherzi, allora, un augurio, un consiglio, sì, che tu vuoi dare alle ragazze, visto che ora poi sarai in giuria come presidente di giuria, di qualcosa a loro, perché sono veramente tanto emozionate. Allora, innanzitutto voglio fare loro i complimenti, perché iscriversi a questo concorso non è semplice. È il primo passo, quello che sembra anche banale, però mettersi in gioco è il passo più difficile da compiere. Chi è che ti è iscritto? Io. Ah, quindi è stata una tua volontà. Un momento di pazzia. Perché vedi, delle volte. Loro l'hanno già fatto e quindi brave. E detto ciò, sono tutte bellissime a livello estetico. Devono tirar fuori la loro personalità e il loro talento, che le porterà avanti nella vita. Bene, allora, già con questo suo pensiero, insomma, ci porta oltre, no? Ci porta oltre quello che è semplicemente il concorso in sé per sé, perché poi i valori sono anche le cose importanti della vita. Allora, io ti faccio accomodare qui. Dov'è che hanno sentito da quella parte? Sulla mia destra. Ok, grazie a te. Dopo. E allora, stasera un grande parterre anche di giurati, eh? Abbiamo tantissimi giurati questa sera, quindi avranno un ruolo come sempre importante, ma poi ci sarà Carmelo che avrà anche un arduo compito, quello di fare i conteggi finali, ma sarà anche quello
che ci porterà a scoprire chi sarà la vincitrice. Noi dobbiamo salutare anche una persona, una professionista che segue le ragazze, segue anche il nostro staff. Ieri l'abbiamo avuta ospite proprio in carne ed ossa, perché di solito, insomma, in questo periodo ci ha seguito tramite delle videochiamate, che è Katia Giannini, che è una life coach, insomma, che è tramite alcuni esercizi di respirazione, perché bisogna respirare. Lei ieri mi diceva: tu respira, quindi la respirazione aiuta. Anche perché se non respiri, aiuta a rilassarti, soprattutto a concentrarti e ad alleviare lo stress. Quindi salutiamo Katia Giannini, perché fa veramente un bel lavoro con le ragazze e aiuta loro a gestire la loro emotività, le ansie, le paure, perché questo palco un po' ti intimorisce. Quindi avremo il piacere di averla con noi nelle prossime serate, quindi per il momento la salutiamo, perché sicuramente ci sta guardando. E allora abbiamo iniziato questa manifestazione dicendo che il tema principale è questo viaggio che noi vogliamo compiere. Lo facciamo anche fisicamente per in lungo e in largo per la nostra regione, ma lo faremo anche con delle parti video per, insomma, ancora di più sottolineare quelle che sono delle peculiarità incredibili del nostro territorio. Partiamo con il primo contributo? Andiamo. Partiamo. Andiamo. D'improvviso appare la nonna. È alta, eretta, poiché per tutta la vita ha camminato a testa alta, l'anfora sul capo, il profilo greco come in una delle monete che abbiamo avuto fra le mani, orecchini bizantini alle orecchie, onelli normanni alle dita, avvolta in un broccato catanzarese, odora di lavanda e di bergamotto, la nonna Calabria. E abbiamo appena iniziato il viaggio all'interno delle pagine dei diari famosi, appunto, dei viaggiatori, viaggio che è formazione culturale ed esperienze per gentiluomini e gentildonne europee fra fine 700 e 800. In questo primo video, appunto, la donna calabrese a essere raccontata nella sua fierezza e bellezza, cara Suriano. E a proposito di video, abbiamo appunto visto all'inizio anche quella che è stata la carrellata di Miss Italia e poi soprattutto di Miss Calabria. Sì, perché noi ovviamente quest'anno, come tu hai detto, lo spettacolo è improntato sulla storia e le tradizioni della Calabria, quindi noi abbiamo voluto proprio aprire con la nostra finalissima dello scorso anno, che ha visto la proclamazione di Carlotta Caputo come Miss Calabria 2023, per poi terminare e fare una carrellata delle sei Miss Italia calabresi. Quindi l'ultima Miss Italia è stata Stefania Bivone nel 2011. Ci auguriamo che l'85esima Miss Italia, a proposito di anni, sia una Miss Italia proprio calabrese. Guarda, quindi io l'84esima un po' calabrese me la sento anch'io, quindi la l'abbiamo adottata. Già c'è un po', quindi speriamo che, insomma, riusciamo a portare dopo tanti anni questa corona in Calabria, perché no. Allora, siamo pronti per iniziare la gara. Faccio subito una raccomandazione ai nostri giurati: come tutte le sere, praticamente adesso arriveranno tutte le nostre ragazze, le andremo a chiamare una per una. Voi avrete, come sempre, un piccolo spazio anche nella vostra scheda per segnare quella che è un vostro parere su ognuna di loro. Non varrà ovviamente come voto definitivo, quello definitivo lo darete da 1 a 5 quando le ragazze torneranno una seconda volta e poi spiegheremo, insomma, quello che faranno in questa seconda uscita. Allora, so per certo che questa sera arriveranno le ragazze con degli occhiali. Sì, oltre al loro completo Givova avranno anche degli occhiali, che arrivano dalla fabbrica dell'occhiale di IOM SRL in via Altomare Rogliano, azienda storica che ha un grandissimo showroom, uno dei più grandi del meridione. Quindi vedremo anche questi occhiali indossati dalle nostre ragazze. E allora io mi sposto da questa parte vicino alla giuria e iniziamo la gara con la numero 1. Lei ha 18 anni e si chiama Asia Pastore. Partecipa a Miss Italia perché è il suo sogno e si sente molto vicina a questo mondo. Francesca Sarimbeni. Lei viene da Cosenza e partecipa a Miss Italia per crescere e acquisire nuove sicurezze. Sì.
Arriva adesso la numero 3, 17 anni da Cosenza, Giulia Zinnaro. Lei partecipa per potersi cimentare nella realtà che ama e per poter, insomma, valorare la sua persona. Numero 4, 23 anni, viene da Cutro. Partecipo a Miss Italia perché penso sia un percorso che possa aiutarmi a realizzare i miei sogni, prendendo ancora più sicurezza in me stessa. Andiamo alla numero 5, 19 anni, Beatrice Cardillo. Lei arriva da Scilla. Lei partecipa a Miss Italia perché è una bellissima opportunità per rendere concreti i suoi sogni e abbattere ogni sua paura. Per Veronica Falzone, viene da Reggio Calabria e partecipo a Miss Italia per vivere un'esperienza innovativa dando vita alla mia creatività. La numero 7 si chiama Mirella Costanzo, 19 anni, da Montalto Fugo. Lei è qui per fare nuove esperienze e per fare nuove conoscenze. Numero 8 viene da Montalto Fugo, ha 18 anni ed è Giada Mazzuca. Partecipa a Miss Italia per una crescita personale e per fare una nuova esperienza. Arriva la numero 9, lei si chiama Greta Tassiello, 18 anni da Cosenza, lei vuole mettersi in gioco e perché pensa anche che questa di Miss Italia sia una bella palestra di vita. Maria Cesario, 18 anni, viene da Cosenza. Partecipa a Miss Italia perché penso di poter rappresentare la mia regione, in quanto ho gli occhi blu come il mare della Calabria e i capelli come il grano che biondeggia in Sila.
Con il numero 11 Elisa D'Andrea, 21enne, viene da Cosenza, ama l'emozione che le trasmette sfilare su questo palco e che nessun'altra cosa le trasmette. Allora goditelo tutto. Rebecca Mazza, numero 12, 18 anni, viene da Catanzaro. Partecipo a Miss Italia per mettermi in gioco e per fare questa fantastica esperienza che seguo fin da piccola. Numero 13, Giulia Ongia, 19 anni, arriva da Mantea e partecipa a Miss Italia perché è stato uno dei suoi sogni fin da quando era piccola e perché poi anche ama molto sfilare. Francesca Desiree Romano, 18 anni, viene da Mirto Crosia. Partecipo a Miss Italia per un'esperienza personale e culturale e perché è sempre stato il mio sogno da bambina. Poi c'è la numero 15 che con i suoi 20 anni arriva sul palco, lei si chiama Elena Cucunato, arriva da Trebisacce, lei vorrebbe diventare una modella e per conoscere nuove persone e anche per questo è a Miss Italia. Ed eccole qui le nostre 15 concorrenti di questa sera, cara Suriano, le abbiamo conosciute una per una, ma adesso insomma è il momento di farle tornare tutti quanti insieme, eh? Che dici? E chiamiamole. Le chiamiamo, ok, allora il loro primo Serpentone! Come incredibile, adesso dovrà essere l'attenzione dei giurati perché arriviamo alla parte cruciale della serata, quella della conoscenza anche un po' più specifica delle ragazze. Adesso chiameremo in due gruppi le ragazze, prima arriveranno le prime 8, poi le successive 7, dopo che si saranno presentate avranno ognuna di loro avrà 30 secondi per potersi presentare appunto, oppure poter esprimere anche quelle che sono le proprie caratteristiche o le proprie passioni. Avrete a disposizione random due domande, una da una parte e una dall'altra, per qualunque di loro, in maniera tale da poterle conoscere ancora meglio, va bene? Allora, ci mettiamo da questa parte, cara Linda, e possiamo riprendere con la gara. Entrando nel vivo, vi ricordo che i voti saranno espressi da voi da 1 a 5 e adesso è il momento appunto di esprimerli. Allora, ritorna sul palco la numero 1, lei si chiama Asia Pastore, 18 anni.
Francesca Salimbeni. Numero 3, Giulia Azzinaro, 17 anni. Dattilo numero 4. Beatrice Cardillo. Veronica Falzone. Arriva la numero 7, Mirella Costanzo. Numero 8. Numero 8, Giada Mazzuca. Ecco il gruppo delle prime otto ragazze. In questo clima, questa sera, io respiro a pieni polmoni perché abbiamo una temperatura veramente ideale, meravigliosa. Rispetto al caldo pazzesco che abbiamo vissuto. Facciamo avvicinare le ragazze verso il centro. Vedi com'è precisa la Suriano, sono... sindaco? Sì, perché da lì mi fanno segnali di fumo. Ah, ecco. Lei comunque deve avere delle origini tedesche. Io ne sono convinto di questa cosa. Allora, la numero uno, Asia. Ti puoi sistemare lì al centro. Eccoci qua. E allora, i primi 30 secondi per parlare del tema dell'inclusione. Prego. Allora, l'inclusione è un tema molto importante al giorno d'oggi, il che significa accogliere ed includere una qualsiasi persona al di là di ogni differenza, poiché al di là di ogni nostra differenza siamo tutti speciali ed unici a modo nostro, tutti meritiamo accoglienza, gentilezza
e dobbiamo essere apprezzati per quello che siamo. Immaginiamo ad esempio un prato pieno di fiori. Ogni fiore, scusatemi, ha un proprio colore, un proprio profumo. Infatti è unico e bellissimo proprio per questo. Così come i fiori, anche le persone. Quindi impegniamoci ad includere per rendere... Grazie. Per rendere tutto ancora migliore. Completo io. Allora, per questo momento sì. Della numero 2 chiediamo scusa al pubblico. Tu dovresti lasciare cartellina e microfono. Sono 2 anni che non succedeva. Invece mi tocca e stasera. E lei, siccome ha detto che balla solo se accompagnata, dico guarda che non mi sembra il caso. Però a questo punto tu ti sforzi, ti congedi per, lo fai per Francesca. Un po' meno per il pubblico. Però si presta. Dai, non fare il timido, che so che non vedevi l'ora. Mandiamo una baciata. Una baciata, aspetta che arriva. Grazie Francesca. Allora, Andrea in realtà è andato a scuola di caraibico per trovare una fidanzata anche in quel caso. Ma non è vera causa questa persa. Cosa, ma sì, non è vera. Sì, è questa... vero, perché tu ci hai provato, poi ma hai capito che neanche io. Lì niente, quindi niente, hai lasciato stare. Lo so, è così. Che però abbiamo? Ti è tornato utile. Sì, mi è tornato utile per fare brutta figura. La numero 3, dov'è? Eccola. La numero 3 è Giulia Zinnaro. Allora, ci presento un monologo di Frida Kahlo, giusto? Vai. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutte le ragioni che ti fanno alzare in fretta. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura quando cammini per strada. Ti meriti un amore che senta che i suoi abbracci siano perfetti per la tua pelle, che si adeguino perfettamente al tuo colorito, al tuo sentimento. Ti meriti un amore che la mattina ti porti il caffè, un'illusione... E la poesia. Grazie. Grazie. Continuiamo con Chiara Dattilo, numero 4. Lei ci parla di qualcosa. Di che cosa? Ecco. Del mio motto. Del tuo motto. Vai. Allora, il mio motto è non permettere a ciò che sei di ostacolare ciò che puoi diventare. Perché io sono sempre stata molto timida e insicura di me stessa. Mi mettevo dei limiti mentali che mi bloccavano. Quindi a volte pensavo anche sono troppo timida, quindi non posso... raggiungere quello che vorrei raggiungere, oppure non concluderò mai niente nella mia vita. Però penso che arrivi un momento in cui bisogna avere la forza di mettere da parte le proprie paure. Grazie. E andare avanti sempre. La numero 5, che è Beatrice Cardillo, ha un monologo scritto da lei, dal titolo Non siamo mai soli, ma quanto forti siamo da soli. Prego. Che cos'è la solitudine? Perché crediamo di non riuscire mai a raggiungere i nostri obiettivi da soli? La solitudine non è sempre un qualcosa di negativo. Al contrario, può essere un qualcosa di positivo. Quando stiamo da soli, pensiamo e i nostri pensieri sono rumorosi, fanno un silenzio assordante. Inoltre, dobbiamo circondarci di persone che ci vogliono bene e che ci spronano, come la nostra famiglia, i nostri amici, il nostro ragazzo. Perché... Grazie. Perché? 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 Continuiamo con Veronica Falzone, numero 6, che recita un testo di una canzone che la cantava suo nonno siciliano. La cantantessa Rosa Balestrieri cantava così in un suo brano. Cuti lo dissi che t'hai addassari, meglio la morti, che non questo dolori. Ai 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 ai, moru moru moru, sciaturi lume cori. L'amore mio, sì tu, cioè, chi te lo dice che ti devo lasciare? Meglio la morte che non questo dolore. Ai ai ai, muoio muoio muoio, fiato del mio cuore, l'amore mio sei tu. Grazie. Grazie. La numero 7, Mirella Costanzo, ci parla invece dell'esperienza lavorativa e poi farà anche una citazione se non erro, vai. La cosa più nobile che un uomo possa fare è quella di aiutare gli altri. Diciamo che io mi immedesimo molto in questa frase perché lavoro come un operatore sanitario del 118
E diciamo che questo lavoro mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato ad aiutare gli altri, quindi ad essere più empatica, a crescere a livello emotivo e soprattutto mi ha insegnato il vero valore della vita. Grazie. Grazie a te, e con l'occasione salutiamo tutti gli amici che lavorano nello stesso ambito per quello che fanno nella loro quotidianità. Allora, concludiamo questo primo gruppo con Giada Mazzuca, numero 8, che parla della sua esperienza lavorativa. Vai. Buonasera, sono qui per parlare della mia più grande passione, ovvero realizzare quadri di artisti famosi sulle unghie, quindi in miniatura. Da quando avevo 15 anni ho iniziato a disegnare sulle unghie e non è semplice in quanto è uno spazio molto piccolo, però volevo valorizzare questo lavoro che è molto importante per me e al giorno d'oggi è molto sottovalutato. Io ho già preso appuntamento per un disegno sul pollice. Un mio ritratto. E della Suriano, sulla mia unghia destra. Grazie ragazze. Grazie, aspetta. Sì, io le ringrazio a prescindere. Ah, a prescindere, sì. Perché adesso ci sono le domande. Stavo dicendo grazie ragazze per questi vostri 30 secondi, ora passiamo alle domande. Ma tu hai sempre. Vedi come recupera bene la Suriano, è grande. Inizio io da questa parte. Vai. Allora, chi di voi vuole fare una domanda a una di loro? Magari avete una curiosità in particolare. Allora, alla numero 6 vorrei fare una domanda. Numero 6, prego. Diamo il microfono alla numero 6. Hai origini siciliane per caso? Sì, mio nonno è siciliano di Agrigento, in particolare Palma di Montechiaro, e sono molto legata al paese, ovviamente alle mie origini, perché infatti il mio nome deriva da lì, Falzone, siciliano, e sono fiera anche di questo. Oltre a essere calabrese, anche metà parte è sicula. E oltre a Miss Italia, la cosa che ti piacerebbe fare? A me piacerebbe poter iniziare un corso di teatro, eventualmente più là di cinema, anche se da un punto di vista lavorativo dovrei fare tutt'altro, perché mi sto per qualificare come biologa nutrizionista, quindi manca solo questo passo, ecco, per grazie, terminare grazie, la carriera. Grazie a te. Grazie a voi. Allora, chi è che di qua vuole fare una domanda? Vediamo. Francesca? No? Maria Assunta? Sì, Maria Assunta, sì. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Volevo sapere, le ragazze... Da chi? Dalla numero 4. La numero 4, prego. Se anche lei ha iniziato un percorso di studio, comunque se studia. Ok. Allora, io in realtà ho lasciato la scuola in terza superiore perché facevo danza, quindi poi sono entrata in accademia e ho lasciato gli studi, però a settembre prenderò il diploma e poi vedrò se fare l'università. Bene, brava, dai. Grazie, adesso lo possiamo dire ufficialmente? Grazie di nuovo ragazze, potete accomodarvi dietro le quinte, così prego. Diamo spazio al secondo gruppo. Secondo gruppo che arriverà brevissimo, riprendiamo la gara dalla numero 9, lei è Greta Tassiello. Maria Cesario. Numero 11, Elisa D'Andrea. Rebecca Mazza, numero 12.
il numero 13, Giulia Ongia. Francesca Desiree Romano. Concludiamo con la numero 15, lei è Elena Cucunato. Ed ecco qui l'altro gruppo delle ragazze che adesso si faranno conoscere, insomma, per quello che è possibile fare durante una serata per i primi 30 secondi. Allora, Greta, che è la numero 9, Greta Tassiello, prego, il microfono, grazie. La Cebuscia, ecco qui, prego. E allora i tuoi 30 secondi partono adesso, via! Questa sera volevo parlarvi di una cosa in cui credo molto, ovvero la legge dell'attrazione. Infatti, questa dice che sono proprio i nostri pensieri, le nostre emozioni e i nostri desideri a influire sulla realtà esterna e non il contrario. Infatti, se noi mettiamo determinazione in quello che facciamo e pensiamo posso farcela, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi, i nostri desideri in maniera più semplice. Bene, anch'io ho letto The Secret e concordo. Grazie. Numero 10, Maria Cesario, canta un pezzo della canzone Quelle che le donne non dicono. Vai. E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiremo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di cambiare di quello che già è deciso. A stare con noi siamo così. È difficile. Grazie. Grazie a te. Grazie. Noi ci facciamo prendere perché insomma le canzoni poi sono belle. La numero 11, che è Elisa D'Andrea, anche per te 30 secondi, prego. Allora, nelle scorse settimane ha fatto il giro d'Italia una notizia relativa all'uccisione di un gattino di poche settimane che è stato gettato per gioco da un cavalcavia. Io mi occupo di giornalismo e mi occupo anche della cura di cani e gatti randagi e purtroppo apprendo di frequente notizie di questo tipo che mi lasciano sinceramente sconvolta. Il noto filosofo Immanuel Kant disse: per conoscere il cuore di un uomo occorre vedere il modo in cui tratta gli animali. E io onestamente ci credo molto, perché penso che la primaria forma di umanità per ogni uomo sia il rispetto nei confronti di qualunque forma di Grazie. Vita, soprattutto. Andiamo avanti con la numero 12, Rebecca Mazza, che ci fa ascoltare un suo monologo dal titolo Rumore Bianco. In questo mondo che parla tanto e va di fretta, voi avete mai ascoltato i vostri silenzi? Io sì, e nei miei silenzi ho trovato le mie risposte e ho imparato a conoscere meglio me stessa. Il silenzio fa un rumore assordante e sa parlare, e ci si perde nelle parole non dette. Il silenzio va anche dedicato perché è risposta, perché alcuni non comprendono le parole. Grazie. Grazie a te. Numero 13, Giulia Ongia. Ah, allora, lei balla
su musica classica, ma un modern ritmico. Quindi è una sorta di fusion, eh? Come me, sono fusion completamente. Prego, tu 30 secondi. Fuso. Lo so, appunto, 30 secondi, vai. Grazie Giulia. Questi sono gli esercizi che noi facciamo appena poco prima di entrare. No, allora, la prossima selezione Salvatore Garbato vuole fare un passo a due con te. Ah, con me addirittura. Sì. Ho capito. Perché vedevo che prendeva lezione dei movimenti, quindi Giulia farà l'insegnante e voi fate. Io sulla spaccata sappi che mi fermo, perché oltre quella poi non vado più. Continuiamo con il numero 14, Francesca Desire Romano, che canta. Cosa canti? Allora, prima di iniziare vorrei dire una cosa. Diciamo che tu hai 30 secondi in totale. Sì. Ok, ce la fai. Ok, vai. Vai. Allora, prima di iniziare vorrei fare una dedica a tutte le ragazze, poiché tutte noi abbiamo e inseguiamo dei sogni. E per questo motivo vorrei proprio dedicare un pezzo di un brano della Disney che fa così. I sogni son desideri di felicità, nel sogno non hai pensieri, io sì con sincerità. Grazie. Grazie. Concludiamo con la numero 15, che è Elena Cucunato. Cita un pezzo della canzone Coraline dei Maneskin, se non erro, e che è il pezzo che ti rappresenta di più. 30 secondi, via. Ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Un padre che rimarrà niente, dentro città c'è un castello, con mura talmente potenti, che se ci vuoi vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora. Dai, su, su, su. Oh, bisogna sorridere qui, che mica siamo a c'è posta per te. Guarda Andrea, vedi che non piangi più. Guardalo no, bene. No, lascia stare, perché se guarda no, me... Guardalo bene, allora, e vedi che ti passa vieni tutto. Vieni con me un attimo. Allora, voi non tenete conto di questa cosa, giurati, perché siamo a fine gara. Allora. Qui sembri più padre Andrea. Lo so. Padre Andrea non che mi, fa una benedizione. Non mi sono vestito di nero, per fortuna sono di blu. Allora, facciamoci una risata insieme. Guardala Suriano, guardala Suriano. Allora, abbiamo avuto questa bella concentrato di emozioni, l'abbiamo esternato per bene, lo eliminiamo per un momento e pensiamo, dritto di fronte al pubblico, che essere qui è la cosa più bella che questa sera poteva succederti. Oh, e dai, vieni. Bravo padre Andrea. Vieni. Ti ci vedo comunque, secondo me potrebbe essere un'ottima opportunità. Sindaco, avete qualche struttura per questa cosa? Io vengo volentieri. Ce lo può ospitare. Magari faremo qualcosa del genere. Allora, io, le domande. Inizio io. Sì. Allora, dai. Qualcuno di voi che vuole fare una domanda? Allora. Oh. Il ballerino. Il ballerino sì, Salvatore. Futuro ballerino. Però è bello vedere anche questi momenti certo. di emozioni, le ragazze che comunque sono veramente se stesse e quindi al di là del concorso devo dire che Miss Italia Calabria istruisce, forma anche queste ragazze. È proprio a questo quando dico è una palestra, mi riferisco proprio a questo quando dico che è una palestra di vita, perché qui ti metti completamente a nudo. Esatto, io vorrei che tu spendessi due parole appunto a favore delle ragazze questa sera. Perché lo faremo nel termine finale. Hai qualche domanda adesso? Io alla numero 12. 12. Okay. Alla numero 12 chiederei. Aspetta. Prendi il microfono. Perché hai deciso di partecipare a Miss Italia Calabria? Per superare delle insicurezze che avevo, superare quei limiti, mettermi completamente a nudo davanti a voi giurati, davanti a questo vasto pubblico. Prima non mi sarei mai immaginata di trovarmi su una passerella. Questo devo dire che già partecipando per la sesta volta quest'anno mi sento molto più sicura oggi. La prima volta mi tremavano un po' le gambe, ma oggi devo dire che Miss Italia mi ha aiutato tanto. E si vede. Bene, complimenti. Bene. Grazie. Bene.
Chi è che vuole fare la domanda finale di qua? Daniele? Vai Daniele, che poi Daniele, sei anche studiato, questo la facciamo vedere perché sono una serie di... Lo spoileri? Sì, io spoiler, sì, posso vai, spoilerare? Vai. Allora, ci sono una serie di cartoline che insomma fanno molto hanno vintage. Hanno una magia dentro. Hanno, fanno sì, molto sì, vintage sì, perché non le usa più nessuno adesso, non si spedisce più nulla purtroppo, è tutto molto digitale. Però queste sono anche molto moderne perché in, poi magari ne distribuiamo qualcuna al pubblico, sì, certo, potranno provare. Inquadrando questo QR code con il vostro telefonino, praticamente queste cartografie prendono vita, diventano tridimensionali sul telefono e ruotandolo diventano appunto qualcosa di incredibilmente tridimensionale. Mentre tu fai la domanda, vai, io vai, distribuisco, vai, vai. Io volevo fare la domanda alla 14 che ha cantato I sogni sono desideri. Volevo sapere qual è il tuo desiderio. Allora, il mio desiderio più grande è ovviamente continuare con gli studi, scienze della formazione primaria, poiché i bambini sono sempre stato il mio punto di forza. Io appena quando sto con i bambini mi sento di nuovo bambina io e grazie a loro riesco ad essere me stessa. E poi un altro dei miei sogni è quello di diventare modella, infatti proprio per questo mi trovo qua a Miss Italia. E... insomma, tanti sogni per Francesca. Tanti sogni. Vuole diventare, vuole avere a che fare con i bambini, quindi continuare gli studi e poi le piacerebbe diventare modella. Grazie. Grazie anche a te. Adesso faranno il test, vedi, ci sono già con i telefonini che stanno facendo questa prova incredibile. Allora, congediamo anche le altre 7 ragazze. Congediamole, sì. Sì, le congediamo. Congediamole. Ok, sì, congediamo. Che hai stasera? Non lo so, ti vedo. Sei stanca stasera. No, cosa è un po' la temperatura. Giuseppe, se per l'anno prossimo ci attrezziamo con un'aria un pochino più calda. Ma no, insomma. ma no. No, l'anno scorso è stato ancora più freddo, sì. Grazie ragazze. Allora, adesso la nostra segretaria di giuria raccoglierà le schede, anche la nostra presidente, che più presidente non si può, però prima... Ha già raccolto le schede. Ha già fatto. Sì, già. È incredibile, ormai è così. Però prima andiamo a salutarle tutte quante e soprattutto a ricevere l'applauso del pubblico di Mangone, tutte le ragazze con il loro... Serpentone! Ho fatto anche la rima, vai! Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore. Sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore. Sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia. Eccole qua. Bene. Facciamola andare avanti perché c'è una parte. C'è una parte che dice così. Miss Italia. E questa è la parte conclusiva. Allora, siamo quasi pronti, Vedo che tutte sorridono. Ma sorridono anche di tensione perché insomma, ragazzi, questa è la gara, ne vincerà solo una questa sera, poi ci saranno le altre classificate. Vedo la Suriano in penombra laggiù. Sì, sono qua, ecco. Sei qui. Cioè, io devo dire che da questa prospettiva non vedo le diagonali. Abbiamo fatto le prove, le ragazze dovevano essere teoricamente Achtung, facciamo le diagonali. Dovevano essere due. Come? Diagonali, ma due. In realtà ecco, se ora si sono sistemate un po' meglio, dai. Ok, vedi com'è precisa. Così va meglio. No, perché noi dobbiamo fare il nostro giochino. Sembri quindi... un geometra adesso. Il pubblico
ovviamente deve avere la possibilità di vederle tutte le ragazze. Benissimo. Quindi. Allora, spieghiamo bene questa cosa. Adesso, cari amici del pubblico, tocca a voi. Delle ragazze, mi sembra che siano tre, sì, hanno nascosto nel loro pareo un simbolo, un numeretto, qualcosa. No, un jolly. È un jolly, è il nostro logo di Miss Italia Calabria. È un jolly. È un jolly, va bene, è un jolly. No, non contraddiciamo, è un jolly. Chi scopre dov'è il jolly prende uno di quei gadget che la nostra Suriano ha, va bene? Sì. Vogliamo iniziare? Così iniziamo. È più semplice. Inizio da questo signore, lei è? Come si chiama? Francesco. Allora, signor Francesco. Un numero, da 1 a 15. La numero 14. 14, dov'è? Prego. Rullo di tamburi. Ce l'avrà o non ce l'avrà? Non c'è, non niente, c'è, diceva la Pausini, non c'è. Andiamo avanti. Grazie. Mi sposto sulla mia destra. Poi andiamo. E vado dalla signora... Maria Teresa. Maria un Teresa. Numero, signora Maria Teresa. Uno. 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 Prego. Rullino i tamburi. Niente. Aspetta che c'è il nodo. Aspetta che c'è il nodo. Niente. Non c'è. Non c'è. Mannaggia. Mi spiace di nuovo. No, andiamo da questa parte. Faccio un po' di chilometri. Vai. Che un po' di passi. Movimento. Sì. Se l'hanno dato. Andiamo dalla signora. La numero 10. 10, diretta la signora proprio. Tac. Prego. Niente. Niente. E rimasero qui fino al 22. No, al 20. Niente, no, ma ci sono, io ci giuro sono. Che ci sono. Testimoniamo, vediamo poi lo vedremo. Vediamo da quest'altra parte. Signore? Antonio. Antonio. Signor Antonio, un numero. La numero 12. 12. 12. 3 2 1. Niente. Niente per il signor Antonio. Vediamo da questa parte. Per la legge dei grandi numeri adesso prima ci vedremo. Prima o poi uscirà. Vediamo, uno, vediamo almeno. Un po'. Chi è? Vediamo. Andiamo qua. Dove vai? Qua. Sulla gradinata. Sì, va. Sono qua. Lei è la signora? Eliana. Signora Eliana, un numero da 1 a 15. 6. 6. Numero 6. Ok. 3, 2, 1. Niente. Niente, mannaggia, mazza, mi dispiace. Abbiamo un fiuto questa sera incredibile. Andiamo avanti. Io sono sicura che il prossimo numero è quello giusto. Spero di sì. Vediamo se qua... lo indovina il signor Luigi. Sia Luigi, dica. Numero 9. Numero 9. 9. Ecco, che hai visto? Io lo sapevo che era la volta c'è, giusta. C'è. E per il signor Luigi una pochette. Una pochette. Grazie, ah, però. Senti, visto che ci siamo da quella parte, allora posso tornare? Vai, facciamone un altro al volo, proprio velocissimi, velocissimi. Un nel altro frattempo al volo, allora vado da questa parte. Nel frattempo signor... vengono Francesca e la nostra segretaria e ci consegnano anche il signor grazie. Carmine. Grazie. Allora, il signor Carmine dice il numero 8. Numero 8. Voglio distribuire anche l'altro premio. Dai, questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo. Niente. Niente, mannaggia. Va bene, mi dispiace, mi dispiace. Allora, intanto sono arrivati i risultati. La Suriano sta tornando. Sì, ritorno pure io. Questa volta non faccio il giro lungo. No, direi di no. Fai il giro corto, anche perché ti attenderà, oltre a me, anche Carmelo Ambrogio. Dai, dai. Buonasera. 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 Caro, come stai? Bene. Buonasera a tutti. Buonasera, come si va? C'è un po' di freschetto? No, ma bene, ma meno male, meno Giuseppe, male. Abbiamo acceso un po' di aria condizionata. Io sto benissimo. Non ho io un po' meno. Io un po' meno. No, no, sindaco, si sta bene. Una temperatura giusta. Sì. È vero. Però tu c'hai il giubbotto, eh? Non va bene, sindaco. Devi dare... Vedi, noi siamo in camicia. Tra poco ci sbracciamo. Come va? Come... Vi state divertendo? Una bella serata? Ci auguriamo di sì. Bene. Allora, bene. Volevi ringraziare qualcuno? Volevo sono ringraziare sicuro. Come al solito, la nostra squadra, perché abbiamo iniziato il tour, quindi comincia a farsi sentire un po' la stanchezza. Di già. Eh sì. Abbiamo appena ancora 30 date da fare, già sei stanco. Lui si alterna con la rissa, quindi viene... Ma io verrei tutti i secondi. Cioè, non avevo...
Francesco Di Donna, lui sarebbe sul palco mesi e mesi, anni interminabili. Comunque, prima che proseguiamo con i ringraziamenti, mi è venuto in mente una cosa. Io nel frattempo ho selezionato alcuni gioielli cadeau che mi sono autoregalata nel carrello di scintilleshop.com. Quindi è arrivato il pagatore in, ufficiale, il pagatore carne d'ossa. Saldare. Per cui se dopo magari vai sul mio telefono e procedi al pagamento, te ne sarei grato, così mi ingioiello un altro po'. Lo merita. Lo merita. Quindi ti tocca anche questo. Stasera volevo fare, oltre al ringraziamento alla nostra squadra, abbiamo, oltre alla nostra madrina, che ormai è una nostra conterranea, Francesca Bergesio, alla quale voglio riservare un altro applauso, perché veramente bella, brava. Lei avrà un futuro, già ce l'ha, però avrà ancora un futuro, e glielo auguro ancora migliore. Poi stasera abbiamo quasi tutta la famiglia al completo, perché abbiamo avuto Ilaria e Virginia che ci seguiranno anche nei prossimi giorni. Bene. Quindi ringrazio anche loro. Grazie alla giuria, grazie al pubblico che è rimasto qui nonostante un po' la temperatura mite. Bene. No, grazie a loro. Il secondo anno, grazie Mangone, ci fate sentire sempre a casa, quindi un ultimo applauso è per voi. Attenzione, volevo dire una cosa stasera, perché lo volevo dire alle ragazze. Io stasera alle ragazze dico, non faccio il solito ringraziamento, perché capisco che ci sono c'è una gara in corso e c'è l'ambizione di vincere la serata, però vi voglio dire questo prima alle ragazze e poi ai genitori. Alle ragazze voglio dire, secondo me devono, una volta iniziato un percorso, devono portarlo a termine. Alla fine di questo percorso poi uno tira le somme. Io dico sempre a mia moglie, che noi, perché poi ormai sono 10 anni, questo è il 10° anno che facciamo Miss Italia, noi siamo bravi se una delle ragazze, quindi la figlia dei genitori, vince, siamo bravi, se non vince siamo degli imbroglioni. Noi ci teniamo a sottolineare, questo lo faccio stasera perché poi voglio spazzare via il campo da eventuali equivoci. Noi quello che possiamo garantire ai genitori e alle ragazze, una legalità e trasparenza del concorso. Quindi pregherei, lo facciamo con tutti i giurati, pregherei i genitori di non far arrivare le solite chiamate, perché sono fastidiose. Poi ci costringete a fare qualche nome e fate una brutta figura. Quindi da stasera non ci voglio più ritornare. Evitiamo di far fare telefonate, perché Miss Italia deve essere un'esperienza bella per le vostre figlie. E soprattutto lanciamo un messaggio: sta Calabria la vogliamo cambiare o non la vogliamo cambiare? Partiamo anche da un piccolo paesino per lanciare un messaggio, perché anche da questo si può fare, no? Si può crescere e cambiare pagina. Hai ragione, è doveroso. Scusate se sono stato un po' polemico, però lo voglio dire. Noi abbiamo ereditato un concorso, no? Un po' così, e ci teniamo. Noi vogliamo, criticateci sulla serata se non vi piace, criticateci su qualcosa che abbiamo costruito, non sulla nostra integrità e moralità. Non lo accettiamo e non accettiamo lezioni più da nessuno da stasera in poi. Chi vuole venire, se ci crede viene, altrimenti non ci venite più. Grazie, scusate. Carmelo, dai, hai ragione. Bene, torniamo ad essere un po' più tranquilli da tutti, sì, i punti di vista. Anche perché io sto morendo di freddo, quindi a breve svengo. No, che svieni, che ne abbiamo altre 30 da fare, non puoi svenire. Ma poi mi riprendo. Allora, poi ti riprendi. Allora, adesso cosa succederà? Chiameremo in ordine sparso 6 delle 15 ragazze e poi pian piano andremo a determinare la classifica finale, ok? Inizio io. Inizi tu. Ok. Andiamo a chiamare qui al centro la numero 13, Giulia Ongia. Io chiamerei la numero 10, Maria Cesario. La numero 6, Veronica Falzone. La numero 9, Greta Tassiello. La numero 12, Asia Pastore. E concludo
con la numero... Sì, è la numero 1 e la numero 12. Esatto, numero 1 Asia Pastore e la numero 12 Rebecca Mazza. Mi hai preceduto. Sì. Bene, l'applauso, lo dico sempre, sono retorico, ma l'applauso più grande a tutte le altre ragazze. Allora, iniziamo a premiare la Miss sesta classificata, arriverà adesso la fascia e anche Gianluca Posca, che inviterei, prego, a far indossare appunto la medesima a chi arriverà sesta, però prima facciamo partire l'atmosfera. Miss sesta classificata. La numero 10 Maria Cesario. Prego. Procediamo ancora con la Miss quinta classificata, pregherei la signora Emanuela Montemurro di raggiungermi qui, prego, per premiare la nostra quinta classificata da questa parte. Ecco che è arrivata anche la nostra fascia. Scopriamo chi è la quinta classificata. Miss quinta classificata è... la numero 9 Greta Tastiello. Saliamo ancora di un gradino, sono rimaste in 4. E allora è il momento della Miss quarta classificata. La signora Agata Mauro, vorrei ci raggiungesse per poter vestire con la fascia la nostra quarta classificata, la nostra Miss quarta classificata. Eccola qui, buonasera. Scopriamo chi è. Miss quarta classificata. Sai che non mi guarda nessuno quando vuoi... Guardano a me. Lo so, in questo caso. Chi mi guarda subito distoglie lo sguardo, vuoi per dire, ma sono io? Non voglio essere la quarta. Miss quarta classificata è la numero... 12, Rebecca Mazza. Approfitterei del fatto che abbiamo la nostra Miss numero 12 e farei arrivare anche la numero 10. Aspetta, vieni, la numero 10, dov'è la numero 10? Dov'è la numero 10? Tutte e due, perché sono loro questa sera ad aver conseguito il titolo di Miss Social, avendo avuto più voti. Sono le più elette del web questa sera, quindi facciamogli fare una passerella insieme. Vai, un'altra passerella allora. Grazie.
Allora, adesso saliamo sul podio. Abbiamo la terza classificata che per antonomasia diventa e diventerà Miss Framesi. Quindi Antonio che ci raggiunge qui sul palco. Lui in, è Giuseppe. Giuseppe, scusa, Antonio è lì. Ecco, sì. Giuseppe, te l'ho detto che ha problemi con no, i nomi. No, 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 ma stavo pensando a altre cose. Ovvero da chiamare anche coloro che questa sera hanno curato il parrucco. E li vogliamo sul palco. Federica, Vanessa, Rosario, Stefania, Massimo, Agostino, proprio tutti loro per quello che hanno svolto dietro le quinte. Eccoli qua, tutti i nostri ragazzi incredibili che ci seguono in tutte le date, in tutti i posti, con le loro sapienti mani riescono a curare bene quello che è il parrucco delle ragazze. Complimenti ragazzi, ci sono tutti. Chi sarà Miss Framesi di questa sera? Miss Framesi, La numero 3. Sono tutte e tre ferme. No, lei mi guarda e mi sorride, come per dire. Ah, sorride. Ah, bene. Miss Framesi è la numero 1. Asia Pastore. Prego la fascia. Con il nostro Giuseppe Pirillo che la fa indossare. Vai Giuseppe. Giuseppe, contrario, contrario. La fascia di qua. Giuseppe, ci sei da 2 anni, non puoi sbagliare. Infatti questo gli ho detto. Sono 2 anni che faccio. Prego, l'inizio. Prego. Si è emozionato anche prego. Lui. Devo dire. Grazie ai ragazzi di Framesi. C'è questo ingarbugliamento ogni tanto che succede, può capitare. Come va voi due? Sono bene. Rimaste la bionda e la bruna. La bionda e la bruna. Le veline e il gabibbo potremmo fare anche. Sei tu vestita di rosso, te la sei chiamata. Ecco, allora. Ma io sono donna, quindi il gabibbo è maschio. Allora, andiamo a chiamare la nostra Francesca, Francesca Bergesio, che verrà a premiare insieme anche a Francesca Sicilia, che rappresenta appunto Miluna con l'angolo d'oro, e poi il sindaco, il nostro sindaco Orazio Berardi, per premiare colei che arriverà a vestire questa sera. Allora sindaco, le lascio il microfono ovviamente per un saluto conclusivo. Niente, sono veramente contento, una serata meravigliosa, avete diffuso buon umore, bella musica, i volti e le bellezze delle ragazze, le grazie delle ragazze, veramente una serata memorabile. Lo dicevo prima, noi non siamo abituati a questi palcoscenici, stasera abbiamo avuto i riflettori addosso. È una sensazione meravigliosa essere al centro di tutto questo. Speriamo di poterlo rifare di nuovo l'anno grazie. Prossimo. Grazie a tutti coloro i quali sono spesi, l'Associazione Le Marcone, grazie alla vostra straordinaria professionalità. Questo è un bellissimo format che funziona e che regala buon umore. Grazie. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Un saluto anche da parte della nostra Miss Italia, anche se noi la ritroveremo domani, però salutiamo la città di Mangone. Ci tengo veramente a ringraziare innanzitutto il pubblico, Linda e Carmelo, per questa serata speciale, anche Andrea complimenti, e soprattutto le ragazze bravissime, oltre alla vostra bellezza avete portato il vostro talento, vi siete fatto conoscere per quello che siete veramente, è stata veramente una serata speciale, grazie. Grazie a te Francesca, e poi a premiare con lei che diventerà anche Miss Rocchetta Bellezza, ovvero la seconda classificata, chiamerei la signora Rita Cozza con noi e anche Maria Assunta Muzzillo, che è stata anche la nostra segretaria di giuria. Allora, il gioiello l'abbiamo, facciamo entrare la corona, le fasce. La corona la consegniamo a Francesca, la fascia la consegniamo al sindaco. Per quanto riguarda Martina, la corona la consegniamo a Francesca, ok? Ecco, sì, ci sono un po' di passaggi. La fascia la diamo al sindaco. Eccoci qua. Mentre la seconda classificata consegniamo anche la fascia e il gadget Rocchetta. Allora, la signora Rita Cozza e il gadget anche a Maria Assunta Muzzillo, che è di qua.
Eccola lì. Allora facciamo una cosa. Perfetto. Il sindaco, voi venite da questa parte, visto che premierete la vostra miss città di Mangone, quindi potete sì. venire da questa parte, ecco. Prego. Oh, e io la signora Cozza rimanga di qua invece con me per quella che sarà. Penso la seconda. Che ci siamo. Dovremmo esserci. Manca solo una cosa. L'atmosfera. Via. 15. Comincia col tuo discorso. Comincia vai. Con il mio discorso, perché è intrapreso così, spontaneamente, perché siamo arrivati per la seconda volta in questa meravigliosa cittadina, invitati dall'associazione e da tutti coloro che questa sera hanno voluto fortemente questa serata, con le nostre 15 ragazze sorridenti. Qualcuna ha avuto qualche emozione forte, ma l'emozione fa parte della vita, è il sale della vita, quel sapore particolare che dà sapore anche al futuro. Sarà il futuro della bionda o della bruna questa sera? Perché solo una indosserà quella fascia che il nostro sindaco già tra le sue mani, ovvero Miss Città di Mangone. E a scoprirlo sarà Linda Soriano. Miss Città di Mangone è la numero... Creato un po' di atmosfera pure voi. Oh. Miss Città di Mangone, la numero. Numero 13, Giulia Oggia. Prego, sindaco, venga. La corona della Miss Italia, Francesca Bergesio. Facciamo indossare il gioiello di luna. E mentre abbassiamo un po' la musica, andiamo anche a premiare colei che arriva al secondo posto, Miss Rocchetta Bellezza, che ovviamente è la numero... La numero 6, Veronica Falsone. Veronica. Intanto facciamo fare la passerella alla nostra Miss Città di Mangone, Giulia Oggia. Sì. Miss Rocchetta Bellezza, prego. Veronica Falsone. Bene, siamo arrivati anche per questa sera al termine di questa cavalcata che ci porterà ancora più avanti. Domani saremo a Sibari, dopodomani a Cosenza, poi Trebisacce. Domani saremo all'Alas Beach, alla Ghidi Sibari, il 28 domenica la nostra prima selezione regionale a Cosenza, le Grandinate di Via Calabria. Il 29, il 30 e il 31 avremo tantissime serate. Collegatevi sulle nostre pagine social, troverete tutto il calendario pubblicato. Ecco, abbiamo anche un omaggio floreale per la nostra Miss. Facciamo venire al centro anche Francesca, la nostra Miss Italia, Miss Città di Mangone. Grazie per essere stati con noi. Continuate. Grazie a Linda Suriano. Grazie Andrea De Jacopo. E buonanotte. Se la vita è un sogno, allora vuol dire che il sogno si chiama Miss Italia. Buonanotte.